Un protagonista senza ombra di dubbio dello Showcase 2023 è stato questo videogioco, un city builder che mi ha ricordato immediatamente e che quest'oggi scopriremo ci riporta alla mente quel meraviglioso videogioco di nome Frostpunk. Perché quel videogioco è diventato così importante? Ovviamente ne parleremo in questo video. Perché questo videogioco ve lo consiglio? Beh, ovviamente lo scopriremo in questo video. Per cui, senza indugi, andiamo immediatamente a vederci un pezzettino del trailer, dopodiché vi spiego cosa sono riuscito a fare, cosa sono riuscito a capire dalla demo scaricabile gratuitamente attualmente su Steam che vi consiglio caldamente di andare a vedere. Insomma, benvenuti su Top Off Gaming, benvenuti su Homesick. Today is June 6, 2101. I'm afraid that this may be one of the last of my writings. The water's finally run out down here, just like it did in the old world all those years ago. The others are finally prepping to leave, to emerge back into the world. Because now they must go, perish from thirst. I was just a child when the rivers ran dry and the bombs began to fall. And now I've lived an entire lifetime in the darkness of this place. I barely even remember the world of my childhood. A world underneath the bright sun and blue sky. My skin is pale, my muscles are weak. I'd only be a burden to them in the harsh journey ahead. But they're still young and adaptable. I know firsthand of their strength and resilience. There's water to be found up there. We'll be the ones to find it. If there's anything to salvage from the ruins, they'll be the ones to do so. They know nothing of the society of the old world. They are the ones who might have a chance to rebuild civilization. Oh, e ci siamo goduti il trailer ed ora arriviamo alle notizie su cose. 20 luglio 2023, only PC, only Steam arriverà questo videogioco. Forse il trailer da alcuni di voi, se non masticate tantissimo l'inglese, essenzialmente non ha detto niente. Eppure io solo dal trailer avevo sentito una forte assonanza con appunto il titolo Frostpunk. Di che cosa parlava Frostpunk? Beh, spero vivamente che voi l'abbiate giocato. Si è trattato di un grande titolo che ha messo i giocatori davanti a scelte difficilissime. Il titolo che stiamo vedendo, come anche Frostpunk, sono dei titoli gestionali manageriali. Prendi le risorse, le combini insieme per creare qualcos'altro. Solo che Frostpunk, quando è uscito, era riuscito a dare a questo genere di videogiochi una ventata importante di novità. Come l'aveva fatto? L'aveva fatto dando possibilità di scelte al videogiocatore. Facciamo un tipico esempio di scelta in Frostpunk. Cibo. Una porzione di cibo uguale una scodella di cibo, 1-1, ok? Bene, il gioco ti diceva, scegli, puoi dare, puoi allungare una scodella di cibo con dell'acqua e quindi da uno ne generi due, dall'altra parte puoi aggiungerci la segatura e quindi con un pasto ne aggiungi tre essenzialmente, riesci a farne tre. Vi acchitto, ovviamente la scelta vi sembrerebbe logica cosa scegliere, ma in una logica del è un gioco di resistenza dove le risorse sono limitatissime, dovevate fare delle scelte. Una scelta negativa da una parte, una scelta positiva dall'altra. Essenzialmente poi quando scarico questo gioco ho la stessa identica sensazione. Homesick è esattamente questo, un videogioco che invece che essere basato su il mondo post-apocalittico in preda ad un inverno nucleare è tratto in un mondo post-apocalittico ma in un mondo desertico, dove ovviamente la principale preoccupazione, voi comprenderete, è l'acqua. Ed ecco lì l'acqua, la vedete sopra in alto, acqua pulita o acqua radioattiva? Dopodiché, quanta acqua destinare
alle colture, quanta acqua destinare alla vostra popolazione, quanta acqua destinare a malati e infanti, bambini, quanta acqua dovete cercare di recuperare. Oppure ancora, eventi completamente casuali, arrivano altre persone da un insediamento lontano. Cosa fate? Li accettate con voi oppure li manderete via? Il gioco essenzialmente vi dice: accettateli con voi, avrete più forza lavoro, ma ovviamente dovrete dare loro alimenti, acqua, cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte riuscirai a risparmiare cibo, ma stai attento alla forza lavoro. In questo caso, e per quanto riguarda la varietà di eventi che sono riuscito a vedere in una piccola demo appunto presente su Steam, vi dirò: la casualità, le possibilità sono davvero tante. Il senso di ansia di ogni singola scelta vi fa dire: porca miseria, devo prendere tutte le cose con le pinze. Ho dato questo, non posso dare anche quest'altro, oppure la mia colonia è destinata a morire. Io l'ho trovato davvero molto interessante e appunto anche il pubblico ha visto questa connessione con Frostpunk, e obiettivamente diciamo che è proprio un bel copia e incolla. Avete appena visto l'albero delle abilità, gli eventi sono presi papali da come succedono in Frostpunk, gli eventi atmosferici come tempeste di sabbia, lì potete vedere sotto, e anche lì, sebbene la grafica sia un po' rigestita, essenzialmente è lo stesso identico meccanismo. Unica pecca che vi indico subito è che se non masticate l'inglese questo gioco non lo fate, anche perché la versione finale in uscita il 20 di luglio, la versione in italiano neanche sottotitolata, è presente nelle opzioni. Quindi, quali sono state le mie impressioni? Beh, essenzialmente sono state quelle di essere preso nuovamente a sberle. Come vi dicevo, Frostpunk, per me e anche per molti di voi, è stato davvero un bel titolo, un gestionale manageriale di così alto e buon spessore che pochi, che non si vedono così tanti, ok? Ma soprattutto l'ansia ogni volta di prendere una cavolo di decisione è brutale, proprio essere presi a schiaffi, non sapere qual è la soluzione giusta, perché la soluzione giusta essenzialmente non esiste. E poi fallire drasticamente se non si comprende come gestire l'evoluzione e soprattutto i meccanismi del gioco. Nella prova che ho fatto, più di qualche volta sono morto in malo modo per via delle mie scelte, per via di una non corretta gestione del tutto. E ribadisco il concetto: quello che ho fatto io è solamente una demo. Per ora so che esistono due campagne, e queste due campagne sono composte da 9 scenari. Esistono poi la versione Story Mode, Handless Mode, Survival Mode, più anche una componente multiplayer, che però ovviamente per questioni ovvie non ho potuto provare all'interno della demo. Un bel pacchetto. Quando si parla di questi videogiochi l'importante è l'emozione, ma soprattutto avere in mano il prodotto finito. Per cui il mio consiglio è: vi piace essere presi a sberle per le vostre scelte, vi piace mettervi diciamo in gioco, vi piacciono quelle scelte morali che hanno reso Frostpunk e altri videogiochi importanti, vi piace anche un livello di difficoltà medio-alto, allora questo è un videogioco da mettere nella lista desideri. Dopodiché, osservate con attenzione bene le recensioni in giro, tanto mancano meno di 17 giorni, e se tutto va bene, il 21 voi lo comprate, il giorno dopo che è uscito, in modo tale da giusto sentire l'opinione degli youtuber e della critica specializzata. Questo è il mio modesto consiglio qui su Top Off. Sapete che questo genere di videogiochi vanno davvero forte, mi piacciono davvero tanto, spero vivamente che apprezziate lo sforzo di farvi conoscere questi e altri videogiochi in arrivo. Se così fosse, mi lasciate gentilmente un like, un'iscrizione, e noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!